Sì, buongiorno a tutti. Oggi pomeriggio in giunta arriverà una delibera importante, la delibera che sancisce la collaborazione triennale con Art Lab e Comune di Bergamo. E questo per assicurarci in qualche modo che Bergamo rimanga la sede di Art Lab, perché riteniamo che questi appuntamenti che Art Lab sa creare sul territorio, in una rete di cui, da cui è composto, portando discussioni e confronti importanti in città sul futuro delle politiche culturali. È quindi un momento di riflessione che deve necessariamente accompagnarci, in particolare in questo percorso che ci avvicina al 2023, perché il 23 non sia solamente un anno, lo sarà naturalmente, ce lo auguriamo, un anno di particolarmente attrattivo rispetto alle proposte culturali, ma vogliamo anche che lasci un segno su come strutturare, come programmare, come dare sostenibilità, come coinvolgere in modo più attivo i cittadini nelle politiche culturali. Sono tante le tematiche che attraversano il nostro tempo e queste giornate di Art Lab sono appunto dedicate ai differenti temi che ci coinvolgono e dove noi ci mettiamo all'ascolto dei grandi esperti che Art Lab è capace di attirare nella nostra città e quindi credo che avremo molto da imparare. E ci poniamo soprattutto all'ascolto di alcuni temi che quest'anno abbiamo ritenuto fondamentali e che Art Lab propone sul territorio, in particolare il ruolo delle biblioteche come infrastrutture culturali diffuse su tutto il territorio. Bergamo già ha un suo sistema bibliotecario urbano, è nella rete bibliotecaria provinciale, ma da poco è entrata anche a costituire la rete delle reti, cioè questa vasta infrastruttura di biblioteche, 6.000 in tutto il paese, che si sono messe insieme per condividere e confrontarsi sulle criticità che le biblioteche affrontano, su come evolvere nell'offerta dei loro servizi e su come trasformare le biblioteche in veri hub culturali. L'essere in rete aiuta perché si fa, come dire, massa critica più significativa e pensiamo anche di essere più significativi e di avere più forza se ci mettiamo in rete. Questo è il senso della rete, anche nelle richieste verso politiche nazionali. Il tema poi del welfare culturale è centrale, è un tema di politiche che si stanno affermando in questi anni nel nostro paese, dove a Bergamo abbiamo alcune importanti e di rilievo esperienze, ma che ancora non abbiamo strutturato in una politica che guarda al futuro, mentre altre città in Italia lo stanno facendo e soprattutto nell'Europa del Nord questa è una politica che ormai è strutturata da anni. E quindi ci confronteremo con queste best practice che arrivano da altri paesi o anche da altre città italiane. Questo è un aspetto importante, il confronto continuo con gli altri operatori culturali. E poi c'è il tema della partnership pubblico-privata e non a caso una delle sedi importanti di Art Lab, dove si svolge Art Lab, è il TTB, la sede dell'ex convento del Carmine, oggi affidata al Teatro Tascabile, che è il frutto della prima partnership tra un ente locale, proprietaria del bene, e un privato che fa cultura. E questo significa che abbiamo molto da imparare, ma forse in qualche campo anche qualcosa da portare come modello al paese, come è successo appunto per questa convenzione tra il Comune di Bergamo, il Teatro Tascabile e il Ministero, perché anche il Ministero è coinvolto e anche per monitorare come procede questa collaborazione. E un altro spazio importante, sede di questi appuntamenti, è d'Aste, lo spazio che non ho paura a definire il più innovativo in città, aperto da poco, l'ex centrale elettrica, quindi un edificio che aveva perso, di archeologia industriale che aveva perso la sua funzione e che oggi è sede di alcune associazioni multidisciplinari, molto, molto diverse, che insieme danno vita a uno spazio di aggregazione culturale e sociale e qui sta l'innovazione, l'essere centrale rispetto al quartiere, ma essere anche di richiamo
rispetto a tutta la città. E quindi un esperimento, diciamo, che unisce la rigenerazione urbana allo sviluppo culturale e sociale, per noi molto importante. E quindi Ugo Bacchella, ti ringrazio di aver pensato a Bergamo lo scorso anno e sono molto contenta appunto che questa collaborazione continui per altri 3 anni. Grazie. E la scelta di Bergamo era stata fatta, l'idea di andare a Bergamo dopo un girovagare per una serie di città italiane è stata fatta molto consapevolmente dalla rete degli oltre 30 partner di Art Lab nell'autunno del 2019, in tempi, come dire, non sospetti, prima di tutto quello che è successo, perché pensavamo, per esperienza, avevamo verificato che le condizioni migliori per i 3 giorni, 4 giorni, a seconda dell'edizione di ArtLab, si realizzassero non in una caotico metropoli urbana, ma in centri più raccolti, con un patrimonio storico ricco. ArtLab non si è mai fatto in centri congressi, ma si fa nei luoghi, diciamo, storici di patrimonio, e anche un'occasione per vedere, utilizzare e valorizzare degli spazi. Ovviamente, dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso, sia pure con i limiti che ci imponeva la situazione, tutti i partner hanno ben volentieri ipotizzato di rimanere a Bergamo, e il fatto che il Comune abbia scelto questa forma di che abbiamo scelto insieme questa forma di convenzione è molto più rilevante che non per Art Lab stesso. È evidente che è un segno, ma ripeto, va al di là perché tocca un tema che è quello di come utilizzare anche un incontro professionale, così come i grandi eventi e i medi eventi, quelli che durano un anno, che durano un mese, che durano 3 giorni, dentro un percorso di crescita e sviluppo di un territorio. Quindi di concepire, per usare un linguaggio figurato, una sera di fuochi d'artificio, non come appunto un evento culturale, un evento professionale, un meeting professionale, non come un singolo evento, e quindi anche di valutarne l'opportunità anche di cofinanziarlo, di andarlo a cercare sui mercati internazionali, di attirarlo, ma legandolo a un percorso di sviluppo del territorio, di crescita professionale degli operatori, perché se no è un investimento di risorse che, non dico che lascia il tempo che trova, ma che non sviluppa le potenzialità che avrebbe. Quindi da questo punto di vista, essendo Art Lab un luogo di confronto e di analisi critica tra operatori professionali, indipendenti e istituzionali, tra i diversi livelli di governo, i privati, in una dimensione nazionale e europea, sulle politiche culturali, è evidentemente un bellissimo segnale che il Comune di Bergamo dica vogliamo dare continuità a questo percorso. Si sposa perfettamente con l'impostazione che ha sempre cercato di avere Art Lab, cioè la dimensione nazionale e internazionale, la qualità della discussione, ma agganciata, innervata rispetto alle domande e alle esigenze delle comunità professionali locali. E questo ne trovate delle tracce nel programma, lo trovate, come ha già detto l'assessore Ghisalberti, nelle 2 sessioni delle biblioteche, lo trovate sul turismo culturale e in molte altre di queste sessioni. È un programma molto ricco che dura 4 giorni, non ve l'ho ovviamente raccolto che non ne ha alcun senso, lo trovate scritto, sono richieste per accedere tutte le normali regole che presiedono alla nostra vita di questi tempi, alla vita sociale di questi tempi, e quindi per questo vi chiediamo di prenotare, perché già solo l'apertura delle prime iscrizioni hanno già quasi saturato la capienza delle sale. Questo credo che tutto quello che si può dire, il resto lo trovate. Grazie per l'attenzione. Rapporto piuttosto lontano nel tempo, e quindi
la presenza qui questa mattina mia come commissario per il territorio della provincia di Bergamo in Fondazione Cariplo è più che giustificato, soprattutto perché Fondazione Cariplo è partner di questo progetto. E già lo scorso anno, concludendo la conferenza stampa, il mio intervento, lo scorso anno in conferenza stampa, sottolineavo come Fondazione vede positivamente questo tipo di iniziative perché aiutano, soprattutto nel campo della cultura, a riprendere un po' quel percorso che purtroppo la pandemia ha interrotto. Uscendo anche dal luogo comune che dice ma prima degli interventi culturali la pandemia ha creato tante negatività in altri settori. Adesso, che meritano di essere corrette, perché sappiamo tutti che purtroppo il Covid, come dice un vecchio adagio, ha fatto la favola corta e quindi si rendeva davvero necessario un rilancio e una ripresa in diversi settori e soprattutto in quello culturale. Perché? Perché fare cultura vuol dire arricchire il patrimonio personale, vuol dire è uno strumento di inclusione delle persone che sono più ai margini, ma poi ha anche un indotto economico notevole. Ecco perché mi piace sottolineare come quest'anno la Fondazione Cariplo celebra i suoi primi 30 anni di presenza sul territorio. In questi 30 anni sono stati distribuiti 1.161 milioni di euro, di cui soprattutto sono andati nell'area del welfare, della cultura, della ricerca e dell'ambiente. Anche Bergamo ha beneficiato di questo impegno di Fondazione Cariplo. Sono arrivati in questi anni oltre 180 milioni di euro e soprattutto nel segmento della cultura sono stati sostenuti iniziative e progetti per 48 milioni. Questo significa che comunque il territorio di Bergamo ha più che meritato questo impegno da parte della Fondazione per diverse ragioni. Innanzitutto che il PIL culturale della città di Bergamo è il doppio del PIL culturale nazionale. Sulla cultura nella città di Bergamo sono dati che spesso l'assessore Ghisalberti ripete, sono impegnati oltre 1.300 addetti in modo diretto e 1.500 in modo indiretto, oltre naturalmente poi a quello che è l'indotto che questo segmento porta. E quindi direi più che giustificato l'impegno da parte della Fondazione. Poi lo scorso anno anche Fondazione Cariplo ha dovuto rivedere i propri programmi in tutti i settori e soprattutto nel settore della cultura ha fissato due obiettivi strategici, un obiettivo rivolto ai cittadini e un obiettivo rivolto al territorio. E come si è attrezzata Fondazione Cariplo? Io magari vi tedio con alcune cifre, ma che vi danno la misura come davvero il segmento culturale sia stato quello che ha impegnato insieme al sociale più la Fondazione, perché il territorio è stato di stimolo nei confronti della Fondazione e gli strumenti che Fondazione Cariplo ha messo a disposizione attraverso i bandi, ad esempio il primo è stato il bando per la cultura, dove sono arrivati ben 341 progetti per contributi richiesti oltre 40 milioni di euro e finanziati 69 per 6 milioni e mezzo di euro. Un bando nuovo, e qui mi leggo un po' a quello che ha anticipato l'assessore Ghisalberti, il bando per il libro e la lettura, è stato un po' un bando sperimentale ma che ha avuto una risonanza notevole. Sono arrivati oltre 200 progetti, ne sono stati finanziati 75.
A fronte di una domanda di 10 milioni abbiamo finanziato per 3 milioni di euro. E poi l'ultimo bando, molto più importante, è stato quello, il bando intersettoriale di The Let's Go, che ha visto ben 1.385 progetti per 71, una richiesta per 71 milioni, e nell'ambito culturale sono stati deliberati per 4 milioni e mezzo. Ecco, questo vi dice molto su come la domanda anche del territorio per quanto riguarda la cultura fosse molto, molto, diciamo, sentita. Ecco, noi, vi ripeto, siamo partner in questo progetto e molto volentieri ci affianchiamo ad Artlab in questo triennio, e la Fondazione Cariplo sarà chiamato, soprattutto nella prossima sessione, ad evidenziare, a focalizzare alcuni aspetti che sono l'aspetto della intelligenza artificiale, e qui noi, Fondazione ha già sperimentato con il bando Innova Museo come sia importante anche incentivare soprattutto innovazione per quanto riguarda i musei, il welfare culturale e poi la valorizzazione dei beni culturali, e poi soprattutto questo percorso di affiancamento di Artlab verso l'anno del 2023, sul quale Fondazione Cariplo sarà presente con un impegno ben preciso, soprattutto per quanto riguarda quei progetti di carattere culturale. Direi che di lavoro e di materia in cantiere ce n'è, quindi non c'è che augurarsi impegno da parte di tutti e soprattutto poi di raggiungimento di quei risultati. Mi permetto di aggiungere una chicca: se poi anche il nostro aeroporto, io spero, continua in questo trend di crescita dopo l'anno terribilis del 2020, anche questo sarà sicuramente un elemento positivo per un grande successo del 2023 per le due città capitali della cultura. Buongiorno a tutti. Quando progettavamo D'Aste avevamo in mente di ospitare eventi di impatto territoriale ma anche nazionale. Ecco che quindi diventare partner di Artlab per noi è molto importante, molto strategico, e siamo quindi molto, molto onorati. Abbiamo aperto D'Aste a giugno 2021. Siamo quindi nel pieno della fase di startup, siamo un cantiere in costruzione, e essere inseriti in questa community è davvero prezioso per noi. Come D'Aste la volontà è quella di proporre un'offerta integrata tra cultura, sociale e imprenditoria, creando delle sinergie attive e servendosi dei linguaggi contemporanei. Artlab diventa quindi un'occasione importante per confrontarsi su alcuni temi come la valutazione degli impatti e la sostenibilità economica per i centri culturali indipendenti. Il tema della valutazione è ormai attuale da moltissimo tempo per tutti gli operatori culturali ed è un argomento molto delicato, in quanto ci sono moltissime metodologie che presentano sistemi valutativi molto differenti, per cui diventa importante pensare di creare sistemi di valutazione diversi, compositi, capaci di tener conto di tutti gli elementi peculiari dei progetti culturali. L'esperienza e la conoscenza di Fitzcarraldo in questo ambito è sicuramente decisiva e per noi è molto importante impostare il nostro lavoro pensando già in un'ottica di valutazione degli impatti, perché può aiutare moltissimo a tradurre il nostro lavoro. L'incontro del sabato pomeriggio, quindi centri culturali indipendenti e la sfida della sostenibilità, ci sta molto a cuore perché riesce a centrare perfettamente le nostre necessità, prendendo in considerazione aspetti molto fondamentali come la forma giuridica dei centri culturali, la necessità di sviluppare un mix finanziario per poter essere autonomi in termini economici e la gestione degli spazi, che presenta sempre costi abbastanza elevati. La natura ibrida dei centri culturali è un elemento centrale in questa discussione, perché riporta il bisogno di trovare nuove forme, forme inedite per continuare a fare cultura. Per cui
cui l'incontro accoglierà esperienze di rilevanza nazionale e internazionale e si chiuderà con dei tavoli di lavoro composti in maniera eterogenea, per cui siamo molto emozionati e molto contenti di ospitare alcune tappe ad Aste, e colgo l'occasione per ringraziare Ugo e tutto il team di Artlab per il percorso iniziato e quello che ci aspetta. Grazie a tutti di essere intervenuti. La registrazione rimarrà online, provvederemo quanto prima a ricomporre il video in un'unica soluzione e rieditarlo sul canale YouTube del Comune di Bergamo. Grazie a tutti, buona giornata.